Che? È troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 48esimo classico Disney, un film del 2008. Sto parlando di Bolt, un eroe a quattro zampe. Anche se io questo sottotitolo lo avrei evitato perché lo fa sembrare tanto un film per adulti, comunque, vabbè. Questo film ha tante stupidaggini, ma ne ha veramente tante. Però ha una roba che mi è piaciuta troppo, ragazzi, che è scritto veramente bene. In particolar modo l'inizio, proprio da un punto di vista, dello spettatore, è veramente, veramente tanta roba. Adesso ve lo descrivo nel dettaglio, così vi faccio capire cosa intendo dire. Il film parte tutto bello ovattato, con dei colori caldi, molto gradevole, con questo cagnolino che viene visto da questa bambina, e questa bambina è in un negozio di animali, dice: oh, che bello, voglio lui. E quindi i due si incontrano, tutto bello dolcino, carino, dici: oh, ti piange il cuore. Porco cane, tempo un nanosecondo, siamo a 5 anni dopo e c'è il delirio più totale. C'è il padre che chiama Penny e le dice: guarda, non riuscirò ad essere a casa perché ho dei problemi al lavoro e forse è il caso che nemmeno tu torni più a casa. E ti dici: ma cosa sta succedendo? Buio, e si vede Penny, 5 anni dopo, che gli dice: papà, ma cosa sta succedendo? E suo padre le dice: guarda, io non posso difenderti, però Bolt potrà farlo perché l'ho modificato. Pelle d'oca, ragazzi, pelle d'oca. Ha modificato il cane, come? Questo qua fa tipo ingegneria genetica, le peggio robe, l'ha piazzato in dei macchinari e si vede che le sinapsi di Bolt si sono modificate, si vede che ha modificato i suoi occhi, le sue zampe, insomma l'ha fatto diventare un super cane. Mamma mia, ragazzi, che figata che stava diventando quel film. Ed ecco fatto che all'improvviso tutte le chiavi di lettura cambiano. Cioè, da che sembrava il film di un'amicizia, adesso è il film di un super cane che deve difendere dai cattivi la sua padroncina. Ganzo! Mi è piaciuto tanto. Poi però ho cominciato a vedere tante cose che non funzionano. Per esempio, ho visto lei che è particolarmente disattenta in quello che fa, perché si avvicina ai cattivi con una nonchalance estrema e mi chiedevo: ma cosa stai facendo? Cioè, non lo vedi che c'è il cane che tribola per difenderti e tu ti metti in pericolo da sola? Altre cose che non mi sono tornate: perché il padre ha modificato Bolt? Tanto valeva che modificasse se stesso, no? Cioè, anzi, un super padre che un super cane, secondo me. Non che voglia togliere qualcosa al cane, però voglio dire, anzi un super uomo. Ma non è tanto questo l'importante. Il fatto, ragazzi, è che io mi ero messo lì a criticare aspramente tutto quello che stava succedendo, ma non aveva il minimo senso farlo, perché ricambiano di nuovo tutte le chiavi di lettura. Siamo arrivati al punto in cui finalmente il film si palesa per quello che è. Un film. Questo metacinema mi è piaciuto tantissimo, ok? Avevo trovato un sacco di cose che non funzionavano all'inizio di questo film, ma non valgono più, perché era tutto finto. Era tutto un'opera cinematografica, era tutta una, letteralmente una serie dove abbiamo questo cane, questo super cane, che non fa altro in ogni puntata che difendere la sua padroncina dall'attacco dei cattivi che tengono prigioniero il padre. Questa è la trama di base di Bolt. Difatti mi sembrava strano, perché il film era partito che ti faceva vedere un po' troppo, cioè c'è questo cane che ha dei poteri allucinanti, c'ha il super sguardo, la super forza, la super resistenza, la super velocità, c'ha il super ululato, che tra l'altro è anche una mossa di uno dei personaggi del mio libro, però vabbè, lasciamo stare. Un super cane me lo fanno vedere subito che disintegra un mega esercito. E io a inizio film, e ho detto: orco cane, ma se a inizio film mi fa sta roba, a fine film, cioè, deve essere una roba alla Gurren Lagann, eh? Cioè, niente di più, niente di meno. E invece no, è tutta una finzione. Si fa vedere come questo cane invece non è assolutamente un super cane, è un cane banalissimo che è stato convinto di avere dei superpoteri. Una sorta di The Truman Show, solo che è The True Dog Show, ecco, mettiamola così. Dove abbiamo Bolt che viene tutte le volte inserito in queste situazioni al limite del plausibile, dove vengono fatte distruggere delle peggio infrastrutture possibili e immaginabili,
e viene convinto dagli effetti speciali di essere effettivamente possessore di superpoteri. A mio avviso hanno fatto un unico grande errore. Troppo. Hanno decisamente esagerato con i superpoteri e decisamente esagerato con quelle che sono le possibilità effettive di uno studio televisivo. Da che mondo è mondo, oggigiorno gli effetti speciali si fanno con la computer grafica. Non è credibile che all'interno di un mega studios tu mi crei pure il cielo finto, mi crei le macchine che esplodono, Bolt che interagisce veramente con quegli oggetti. Molto difficile da credere. Così come è molto difficile da credere il fatto che il cane non sospetti niente. Così come è molto difficile da credere il fatto che tu voglia ingannare il cane. Perché dovresti farlo? Ce la può fare tranquillamente un cane a far finta di fare quelle cose. Lì il regista è un mezzo matto e vuole ingannare il cane, non ha senso. Al di là di queste forzature di trama che rendono il film decisamente poco credibile, io l'avrei sviluppato in altro modo, poi vi dirò come. In generale però è godibile perché è la storia di una disillusione. Cioè ad un certo punto gli studios dicono Bolt, la serie Bolt così com'è non attira più perché è molto ripetitiva, c'è sempre il cane che ce la fa a salvare la bimba, facciamo una puntata in cui la bimba viene rapita. C'è il regista che dice non si può fare perché il cane potrebbe scoprire la verità eccetera eccetera. Però alla fine lo fanno. A questo punto Bolt va nella confusione più totale, perché è la prima volta che capita che Penny venga rapita. E tra l'altro viene anche preso di forza e portato nella sua roulotte. Altra cosa strana che avrebbe dovuto fargli sorgere qualche dubbio. In ogni caso riesce a fuggire e mentre corre e vuole sfondare un muro con la sua super testata, ovviamente non avendo dei veri superpoteri, si fa malissimo, sviene, viene chiuso in un pacchetto e se ne va esattamente dall'altra parte dell'America. Questa cosa che Bolt è assolutamente convinto di avere dei superpoteri non funziona. Per quanto è divertente, non funziona. In 5 anni mi volete far credere che mai gli è capitato di sentirsi male, mai gli è capitato di provare a sfondare la roulotte, mai gli è capitato di provare ad ululare contro un gatto, cioè veramente non ha mai provato ad utilizzare un superpotere al di fuori del set. Dai ragazzi, non è credibile, non funziona. Bolt si ritrova catapultato a New York e non ha più i suoi poteri. Ma cos'è successo? Deve essere stato il super cattivo, l'uomo dall'occhio verde. Vede nel polistirolo, come se fosse la criptonite, vede nel polistirolo l'elemento che lo priva dei suoi poteri, quindi ora è cosciente di non avere poteri anche se momentaneamente, ed incontra questi piccioni picciotti, che ho trovato molto simpatica come parentesi tra l'altro, che dicono eppure io questo l'ho già visto, dove l'ho già visto, non lo so. Sta di fatto che Bolt dice l'uomo verde, l'uomo con l'occhio verde è sempre con i gatti, devo trovare un gatto. I piccioni prendono subito la palla al balzo e dicono fermati, se cerchi un gatto ti ci porto io. Perché c'è un gatto che fa tipo da estorsore lì in quel vicolo, si chiama Mittens, è una gatta e fornisce protezione ai piccioni in cambio del loro cibo. Divertente, un po' pesante ma divertente. Bolt che cosa fa? Prende, le salta addosso, la gatta dice oddio oddio cosa fai cosa fai. Bolt pretende informazioni da lei, la gatta capisce che ha di fronte uno squilibrato e lo asseconda. La gatta legge la targhetta che ha Bolt sul collare, capisce che arriva da Hollywood e gli dice guarda tu devi andare là. Il cane, per non saperne leggere né scrivere, prende un guinzaglio che gli è stato messo, non sto qua a spiegarvi come, e la lega la fa sua prigioniera e la obbliga a seguirlo. A questo punto parte il lungo viaggio. Il lungo viaggio attraverso il quale Bolt e Mittens impareranno a conoscersi, si vorranno sempre più bene e piano piano Bolt si disilluderà sempre di più sull'avere dei superpoteri, perché ovviamente Mittens ci batterà sopra parecchio ed è molto bello vedere come a mano che svanisce la sua voglia, fra virgolette, perché non è una voglia, comunque la sua macchia di pelo a forma di saeta sul fianco, a mano che questa svanisce, perché di fatto è semplicemente un trucco scenico, Bolt acquista sempre più consapevolezza del suo non essere super. Andando avanti nel viaggio, Mittens insegnerà sempre di più a Bolt come fare per essere un cane comune,
visto che fino ad allora non aveva mai nemmeno sentito la fame, quindi non sapeva nemmeno procacciarsi il cibo. E quindi gli insegna a fare la faccina vogliosa per poter avere cibo ai campeggiatori del picnic, gli insegnerà a scavare per sotterrare gli ossi, a riprendere il bastone. Insomma, abbiamo un gatto che insegna ad un cane come essere cane. Interessante questa cosa. Alla loro compagnia si aggiungerà anche un personaggio molto particolare, Rino, questo porcellino d'India che è un super fan sfegatato della serie Bolt e che non riesce a capire qual è la differenza fra finzione e realtà. Lui è convinto che Bolt abbia effettivamente dei superpoteri e fino all'ultimo ne rimane, non si disillude mai. Nel frattempo Penny è disperata, perché Penny è l'unica che sembra volere davvero bene a Bolt, che non lo vede soltanto come una macchina per fare soldi. Molto bella questa cosa. Lei si sente veramente la sua padroncina e quindi fa di tutto per trovarlo. Stampa i fogli, li sparge per la città, eccetera, eccetera, i manifesti. Sta di fatto che la produzione dice: no ragazzi, niente, Bolt non si trova, la serie deve andare avanti, troviamo un sostituto. Questa, ragazzi, è una stupidaggine colossale, ma veramente gigantesca. Ma scusatemi, ragioniamoci un attimo. Scappa un animale attore che vale un sacco di soldi e non viene sparsa la voce in tutta l'America? Lo cercherebbero tutti quell'animale lì. Figuratevi poi se ci mettono sopra una ricompensa. Figuratevi poi la pubblicità che ti fa una roba del genere. Cioè, è scappato, va su tutti i telegiornali, anche gente che non sa di che cosa tratta il telefilm, poi lo va a vedere. E se Bolt risalterà fuori, magari inizierà a seguirlo. Cioè, veramente, era una grandissima, nel male ovviamente, era una grandissima possibilità, una grandissima fonte di guadagno. E visto come sono attaccati i soldi quelli degli studios, potevano pensarci. Invece, no, vogliono mettere tutto a tacere, non viene nemmeno spiegato il perché, magari per non far fare brutta figura agli studios, però questo non viene specificato. Molto semplicemente bisogna andare avanti con la serie, ci vuole un altro cane. Oddio ragazzi, no, è una stupidaggine, così come è una stupidaggine incredibile il fatto che un cane di quel valore non indossi un collare con un GPS integrato. Cioè, voglio dire, metti che scappa un giorno, lo devi ritrovare per forza. Mi stai veramente dicendo che quegli studios stanno attenti a nascondere i microfoni perché il cane potrebbe riconoscerli? E tra parentesi, come può un cane riconoscere cos'è un microfono? Ci sono raggi laser, le peggio robe. Vabbè. E non pensano che un giorno potrebbe scappare e nel caso di mettergli un GPS nel collare. No, no, ragazzi, non funziona sta cosa. Ne succedono di tutti i colori. Abbiamo Bolt e Mittens che vengono catturati dalla calappia cani. Poi il criceto Rhino salva Bolt, ma non Mittens, che viene portata nell'edificio della calappia cani. E ci ritroviamo con Bolt che è disperato perché dice: io sono completamente inutile, non riesco a salvare le persone che amo perché non ho dei superpoteri. Cosa posso fare? Cosa può fare un semplice cane? Salta fuori il Rhino che gli dice: Bolt, non abbatterti, perché la tua figura, quello che tu rappresenti, mi ha spinto a diventare quello che sono. Da che ero un semplice criceto, sono partito con te all'avventura. Tu mi hai dimostrato che io posso fare la differenza. Questo è il più grande superpotere che si può avere. Ed è uno dei momenti più belli di questo film, veramente toccante. Quindi Bolt si ricrede, assieme a Rhino entra all'interno della struttura e utilizzando l'astuzia riesce a liberare Mittens. E tutte e tre se ne vanno. Nonostante questo, abbiamo sempre il criceto che è assolutamente convinto che Bolt possieda dei superpoteri. Ormai i tre sono un terzetto super affiatato e c'è Mittens che è assolutamente convinta di accasarsi con Bolt e il criceto, di rimanere per sempre insieme. Ma Bolt, nonostante tutto, nonostante si sia disilluso dei suoi superpoteri, non si è ancora disilluso del bene che può volergli effettivamente Penny. Qui si scopre la storia di Mittens. Mittens è stata abbandonata dai suoi padroni e dice a Bolt: guarda che gli umani sono così, sono dei pessimi elementi, non devi fidarti di loro, dicono che ti vogliono bene, ma in realtà non è così. Bolt non dà retta alla gatta e se ne va negli studios. Vede Penny, fa per andarle incontro, ma ecco che salta fuori l'altro Bolt, quello che ora lo sostituisce nella serie, perché stanno registrando. Quindi Penny lo abbraccia, lo bacia, eccetera, eccetera. Bolt, quello originale, si sente tradito, ferito nel cuore e se ne va. Subito dopo abbiamo
la chiusura della scena con il Chuck e Penny che scoppia a piangere perché gli manca il Bolt vero. Quindi il Bolt vero non ha visto questa scena, però l'ha vista Mittens. Mittens corre da Bolt, gli dice la verità, guarda Bolt che Penny ti vuole davvero bene, torna da lei. Mentre tornano indietro, il falso Bolt durante una scena si spaventa, urta un candelabro, un affare che sputa fuoco e dà fuoco a Ognako, come si dice a massa. E anche questa, signori, è una stupidaggine che io non la sopporto. Non è credibile che in uno studio televisivo che utilizza animali, tra l'altro, sia possibile che un cero infuocato cade e dà fuoco a tutto lo studios. Esistono delle misure di sicurezza. Non puoi farmi vedere una cosa del genere ad un bambino. Non mi venite a dire, ciao, è un film per bambini, ma come guardi il pelo? Un corno. Il bambino lo percepisce che quella cosa lì è sbagliata da fare. E la domanda che si pone dopo è: perché un adulto non c'è arrivato che poteva essere pericoloso come ci sono arrivato io? O evidentemente quell'adulto lì è un povero pirla. Sono più intelligente io che sono un bambino. I bambini facendo così crescono credendo di essere superiore. Bisogna essere molto molto più attenti alle cose che vengono fatte vedere. Ad ogni modo Bolt, sebbene non abbia superpoteri, si tuffa nello studio in fiamme per salvare Penny e ovviamente alla fine ce la fa, perché durante il viaggio ha scoperto che tramite il condotto dell'aria condizionata è possibile spargere il suo abbaio e sebbene di fatto non abbia il super latrato, così come viene chiamato, lui abbaiando all'interno del condotto dell'aria condizionata riesce a condurre da loro i pompieri e si salvano. A questo punto Bolt e la bimba sono salvi, salta fuori l'agente di lei, l'agente della bambina. Già in altre occasioni si era visto e si vede che è un uomo d'affari super attento al soldo e alla visibilità della sua cliente. E anche in questo caso dice, oh perfetto, mi dispiace per quello che è successo, però insomma guadagniamoci sopra, ora le procuro varie ospitate in diversi programmi eccetera eccetera. Giustamente la madre cosa fa? Lo piglia a calcio e lo butta fuori. Ipocriti. Ipocriti. Secondo me questa qua è una cosa tremendamente ipocrita, soprattutto per un prodotto che deriva dal cinema statunitense. Bisogna spettacolarizzare tutto nel bene e nel male. È successa una catastrofe, non c'è niente di male nel mandare la bimba ad un qualche programma e guadagnarci un po' sopra. Voglio dire, ha subito un danno, ha la possibilità di guadagnarci un pochino. Non la vedo una cosa così incredibile, non la vedo una cosa così brutta. Invece no, la madre, dopo che ha fatto passare a sua figlia tutte le peggio robe dello show business, a questa cosa non ci sta, caccia in quel posto e manda fuori dalle scatole la gente. Potevano risparmiarsela sta cosa, secondo me, vabbè. Finisce il film che nemmeno più Penny lavora all'interno della serie Bolt, c'è una sua sostituta, le hanno cambiato faccia. Poi arrivano gli alieni, vabbè, altre stupidaggini all'interno della serie. E alla fine Penny adotta sia il criceto che la gatta che Bolt e vissero tutti felici e contenti. Come avrei anzi scritto questo film? Io avrei reso Bolt sinceramente consapevole di non avere superpoteri. L'avrei lasciato ovviamente super protettivo nei confronti di Penny e avrei fatto in modo e maniera che Penny fosse rapita per davvero da una vera organizzazione criminale che chiede un riscatto per lei. A questo punto tutti si allarmano, nessuno sa come fare. Bolt, nonostante sappia di non avere superpoteri, decide di partire per salvarla. Alla fine, ovviamente, a causa dei suoi limiti, non ce la fa, però grazie al collare con il GPS che dovrebbero aver installato quelli degli studios, riescono comunque a rintracciare il covo dei rapitori. Ed ecco fatto che vissero tutti felici e contenti. Bolt, nonostante il suo non possedere superpoteri, riesce lo stesso ad essere un eroe. A me il film sarebbe piaciuto di più girato così. Hanno voluto fare questa cosa alla True Dog Show che non mi è tornata troppo. Così come già anche The Truman Show non è che mi sia tornato, eh. Che dire di questo film?
bello ma forzato. Mi piace molto, ve l'ho detto all'inizio, il modo in cui si sono sviluppati gli eventi, il modo in cui c'è stato questo cambio. Ha avuto ben tre cambi: lei che adotta il cucciolino, poi dopo lei con il super cucciolo, e per finire abbiamo il terzo cambio, che è tutto una montatura televisiva. Molto molto piacevole. È molto piacevole anche perché è molto fresco, poi ci sono di mezzo gli animali, io adoro i cani, quindi non poteva non piacermi questo film. Sta di fatto che tutte le forzature che ci sono state dal punto di vista dell'organizzazione degli studios, ecco, questo mi ha un po' fatto abbassare la media voto di questo film. Così come il fatto che Bolt credesse veramente di avere superpoteri. Anche questa cosa qua, secondo me, è molto difficile da credere. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. È stata una dura lotta, lo devo ammettere, perché ero indeciso fra Mittens e Rino. Però alla fine sono giunto ad una conclusione. Mentre Rino è sicuramente un personaggio positivo, perché ha questa spinta, questo desiderio di fare, riesce ad essere sia trascinato che trascinatore, dice delle cose bellissime e lo dice dal punto di vista di quella che dovrebbe essere l'etica dell'eroe, no? Cioè della persona che ce la mette tutta pur di essere portatore di giustizia, però è un illuso. Cioè lui crede fermamente che Bolt dei superpoteri li abbia. Non mi piace. Preferisco di gran lunga, ed è questo il miglior personaggio, Mittens. Mittens ha sofferto. Mittens è stata messa di fronte sia alle cose più belle che alle cose più brutte della vita ed ha un modo disilluso e molto scettico di valutare. Poi sbaglia, è vero, sbaglia anche nel considerare Penny. Ma che cosa fa lei? Siccome è nel dubbio, comunque va e verifica, giusto? Cioè, mi risulta che comunque sia, quando Penny è scoppiata a piangere perché le mancava Bolt, lei fosse presente. Non è saltata subito a conclusioni. Quindi, forse è un modo brutto di vivere la vita, quello scettico, però è il modo più reale. Io preferisco un personaggio positivo, disilluso, di uno illuso, come invece può essere Rino. Quindi il miglior personaggio di questo film va a Mittens. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Kenny Chappell è tutto. Ci vediamo con il prossimo classico Disney.